Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. È morta Liliana De Curtis, la figlia di Totò. Aveva 89 anni. Da giovane, si era affacciata alla carriera di attrice partecipando nel 1940 alle riprese del film San Giovanni Decollato. È comparsa anche nel 1954 in Orient Express. Liliana De Curtis era nata a Roma il 10 maggio del 1933, figlia del principe della risata e di Diana Rogliani. Le fu dato il nome di battesimo in ricordo di Liliana Castagnola, attrice a cui l'attore napoletano era stato legato e che si suicidò per amore di Totò. Avrebbe voluto intraprendere la carriera attoriale, ma le fu impedito dal padre. Lei stessa, infatti, in una delle sue ultime dichiarazioni, ha spiegato: «Papà, che era tanto geloso e che conosceva bene l'ambiente dello spettacolo, non mi diede mai il permesso di recitare». Alla memoria del padre, però, aveva dedicato libri biografici, tra i quali Malafemmina. La figlia di Totò è morta a causa di un tumore. Sicuramente non era famosa come il padre Antonio De Curtis, in arte Totò, ma anche lei rimarrà per sempre nella storia del nostro paese. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.